E poi? Usciva di corsa, proprio mentre passava l'autobus. Rideva, poverina, era tanto allegra. Ha riso tutto il tempo che è rimasto in negozio. Presto, per favore, presto, continuava a ripetermi. Non posso aspettare. Lei, che era sempre così paziente. Dottor Menz, c'è l'ambulanza. Li faccia smettere. Povera signora, questo Dio non doveva permetterlo. Addio non la si fa. 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 Dottor Menz. Addio non la si fa. Addio non la si fa. Lo diceva anche quella notte. Addio, quando morì Wigner. Dottor Menzon! Addio non la si fa. 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 Almeno mi avesse accompagnata fino a casa. Così ho dovuto prendere anche due taxi. E tu glieli metti in conto? Certo che lo farò. Andiamo. Cara Nurse Sharp. Nurse Trent, io la credevo ormai a teatro. Lei mi aveva detto... È colpa mia, dottor Hanson. Ho dovuto accompagnare una cliente del dottor Manson alla clinica Stillman. Kale, le dispiace di aspettare un attimo di là? Miss Farrell ha avuto un piccolo malessere e io ero salito con lei per darle un calmante. Un attimo solo, eh? Oh sì, il malessere potrebbe ritornarmi. Sentite, ormai avete fatto tardi per il teatro, ma... dovete permettermi di rimborsarvi il prezzo del biglietto. Oh, grazie, grazie. Oh, ma è più del doppio, dottor Hanson. Fa niente, troverete il modo di passare ugualmente una bella serata. Ma che prepotente il caro Manson. L'ha costretta addirittura ad andare fuori Londra. Sì, a Wycombe, alla clinica Bellevue di quell'americano Stillman, che non è neppure laureato.
Costretta no, ben inteso, non mi sarei mai piegata. Ma siccome sono ancora la sua infermiera... Sa che il dottor Manson cederà lo studio? Sì, sì, lo so, lo so. E avete accompagnato una cliente? Una certa Mary Bolan, che era prima ricoverata al Victoria. Stillman l'ha operata subito di pneumotorace. E Manson era presente? Certo, c'ero anch'io. Veramente io non volevo, ma... Per carità, mi sa, semplice curiosità, naturalmente. Freddy, credo proprio che il malessere mi stia tornando. Sì, mi scusi, Kay. Non avrei dovuto trattenervi. Invidio le persone che vi terranno compagnia. Sono sicuro che passerete ugualmente una splendida serata. Buon divertimento. Bye bye. Anche a lei, dottoressa. A domani, dottoressa. A domani. Sei sempre così galante con gli spaventapasseri? Senti, adesso te ne vai di là, buona, buona, finché non ti chiamo. Devo fare una telefonata importante. Oh, senti! Non ti conviene. La stola? La stola. Allora. Sì? Ah, sei tu, Freddy. Mi pare di averti già detto che non voglio più sentirlo nominare. E va bene, parla. Che? Ma ne sei proprio sicuro? Me l'ha raccontato la sua infermiera in persona, 2 minuti fa. Mi pare che si dovrebbe fare qualche cosa in merito. Detto fra noi, mio caro Freddy, quel tuo Manson non mi è mai piaciuto molto. Ma a parte questo, io penso soltanto al lato morale della questione. Ciarlatani come Stillman rappresentano una seria minaccia non soltanto per il pubblico, ma per la professione. Se li lasciamo addirittura liberi di assicurarsi la collaborazione di medici qualificati... Sì? Noi due dobbiamo rimanere fuori della faccenda. Qualcuno potrebbe pensare che abbiamo un interesse personale. Sì? Sì, Charles, tutti e due. Tu conosci Gatsby? Beh, socialmente. L'ho incontrato anche l'altra sera degli Scofield. Ah, sì. Sì, capisco. Appunto. Tra i nostri alti papaveri gode fama di essere il più intransigente difensore della moralità medica e delle prerogative accademiche. Ed è membro del consiglio direttivo del General Medical Corp. Proprio il tipo da non avere debolezze per nessuno. Tanto più che non ha molta simpatia per Manson. Me l'ha detto lo stesso Andrew. Sì. Sì, mi pare la strada giusta. Sì. Adesso cerco il numero nell'annuario. Già fatto. Segna. Park Lane 3183. E ricordati, noi due non c'entriamo. D'accordo. Ci vediamo domani a colazione al Sackville. Ciao. Il suo scrigno dei ricordi. Quello non erano riusciti a portarmelo via, come avevano fatto con tutto il resto, cercando in buona fede di non alimentare la mia allucinante angoscia di quei giorni. Ma i ricordi si fermavano a quella spilletta che lei avrebbe messa solo al battesimo. Era mai esistito nella mia vita un giorno felice come quel Natale?
Cristina aveva amato le brulle colline di Aberlow sferzate dal vento e ora l'avevano sotterrata fra i muri lividi di un camposanto cittadino. Andrew, così ti ammazzerai. È lei che ho uccisa. Credevo di farla franca. Ma Dio, non la si fa. Non la si fa. Devi darci retta. Hope e io vogliamo portarti via di qua. No. No, no, perché? Ma non facesti lo stesso con Cristina quando morì il bambino? Cristina non doveva soffrire. E io devo. Devo scontare in qualche modo. Sei un medico, Andrew. Vuoi renderti conto del tuo stato maniaco, morboso? Sei sull'orlo della pazzia. Ma non volete capirlo? Che mi importa niente di me. Niente! Ma su, bevi. Andrew, dobbiamo andarcene comunque di qua. Il dottor Lowry, che ha rilevato la condotta, ha diritto a cominciare il suo lavoro. E se Cristina ritorna? Andrew. Ho preparato un po' di brodo caldo, dottore. Ha fatto bene, Margie. È stata proprio una buona idea. Avanti, gliela dia. Dottor Manson, può berlo subito, non è troppo caldo. Quella pelliccia, Margie. Bisogna riprenderla dalla custodia. Non gliel'ho ancora mai vista addosso. Sì, sì, dottore. Ritirerò la pelliccia oggi stesso. Cristina! Cristina! Dimentica sempre le chiavi di casa. Cristina è morta! Morta! Già. È morta. Cristina è morta. Per lui Cristina continua a vivere. Dobbiamo strapparlo da questa casa, anche a costo di adoperare la forza. Lo condurremo in montagna, in Scozia per esempio, e lo costringeremo a stremarsi con lunghe passeggiate, a ridursi a uno stato vegetativo, perché riesca a dormire, a non pensare. Danny, per me l'unica speranza di salvezza per Andrew è che si riappassioni al lavoro. In queste condizioni. Se potessimo provargli che la nostra idea, quella di Villa Cristina, non si è arenata. Benissimo. Mentre io rimarrò qui con lui, tu andrai a fare un giro in macchina e sceglierai la località per installare la nostra clinica. Abbiamo la sua procura, possiamo acquistare il terreno e cominciare a costruire. A proposito, è tutto sistemato con lo studio in Welbeck Street? Sì, riaperto da un paio di giorni. Ci sono passato perché Nurse Sharp c'è rimasta, sai. Mi ha telefonato che c'era posta per Andrew. Qualcosa di importante. Questa, del General Medical Corps. Che possono volere da Andrew? Sarà
Una lettera ufficiale di condoglianza. Credi. Allora apriamola. Ma... aprila, Nick. È incredibile, ecco. Di pure che è mostruoso. Questo è un agire da cannibali. Per il momento non possiamo dirglielo, Andrew. Nick! Sì? Diciamoglielo subito, invece. Ora, strappandolo all'intontimento che gli ho provocato io per calmarlo. Ma Dan... forse ha bisogno proprio di una scossa simile per liberarsi dallo stato morboso che lo sta distruggendo. Ma se l'effetto peggiorasse il suo stato? Dobbiamo azzardare, Nick! Ti dico che dobbiamo farlo. Andrew. Andrew. Devi ascoltarci. Mi senti, Andrew? Dobbiamo comunicarti una notizia importante. Andrew. È per te, Andrew. Dal General Medical Corps. Deve importartene, invece. Leggi, Nick. La invitiamo a presentarsi al Consiglio di Disciplina che si riunirà il 10 settembre prossimo venturo per difendersi dalla seguente accusa. Il dottor Andrew Manson, sapendo e volendo, ha assistito certo Richard Stillman, individuo non registrato che pratica illegalmente la medicina e la chirurgia durante un intervento operatorio. Pertanto, associandosi a lui in detta pratica illegale e rendendosi così reo di condotta infamante sotto il rispetto professionale. Condotta infamante? Sì, come un volgare delinquente. Questa è l'ignobile vendetta dei tuoi amici Freddy e Ivory. Vogliono radiarti dall'albo, Andrew. E noi non lo permetteremo. E io dovrei difendermi da un'accusa simile. Pensa a Cristina. Cristina lo vorrebbe. Non ti sei mai arreso, Andrew. E nemmeno stavolta lo farai. Sì, ma... non dovrai difenderti da solo. Qui ci vuole un grande avvocato che suggerisca e sostenga la migliore linea di difesa. Propongo Hopper. È uno specialista per questi casi sottili e delicati. Ho avuto modo di apprezzarlo quale consulente legale del Mines Fatigue Board. Telefonagli subito, Nick. D'accordo, Andrew. Il dottor Manson non mangia niente, nemmeno oggi. Certo che mangerà, ma qualcosa di più sostanzioso di un po' di brodo. Vado subito a preparare. Marci. Sì, dottore. Quella pelliccia. Vado a ritirarla, non dubiti. Sì, ma portatela a casa. Un giorno la darai a Flori come regalo di Cristina. Grazie. Grazie, dottore. Ho studiato a fondo la questione e devo dire che nel migliore dei casi considero le nostre probabilità di successo estremamente scarse. I precedenti sono in massa contro di noi. Kent nel 1909, Loden nel 1912, Folgen nel 1919 furono tutti radiati dall'albo per rapporti con persone estranee alla professione. Senza contare il famoso caso Exman del 1921.
Ora, io dico... Stillman non è una persona estranea alla professione. Nel suo paese lo ammirano come un autentico scienziato e un geniale innovatore. E se lui corredasse la sua testimonianza davanti al Consiglio con le prove di tutti i riconoscimenti ufficiali... Signori, signori, non dimenticate che in Inghilterra è considerato alla stregua di un empirico, quasi di un ciarlatano, di un avventuriero. Stillman un ciarlatano. Stillman non deve comparire nemmeno come testimonio. Ma come? Ma gli abbiamo già scritto a New York informandolo di tutto. Gli telegraferemo che non si muova. Ma non capite che la sua presenza servirebbe solo a indisporre i membri del Consiglio, tutti, indistintamente? Questo mi pare troppo. No, un momento. Mi pare giusto. Sembrerebbe una sfida. Esatto. E per analoga ragione bisogna escludere dal dibattito il dottor Marlan, direttore della clinica Bellevue. Dottor Benson, lei si è affidato a me e io la ringrazio. Ma devo precisare che intendo condurre la faccenda a modo mio, altrimenti declino l'incarico. Avvocato Hopper, uno dei membri del Consiglio, il professor Abbey, ha sempre stimato molto Manson, anzi, l'ha aiutato e protetto. Non sarebbe il caso... di parlargli prima, ma avrebbe l'impressione di un attentato alla sua imparzialità di giudice. E forse diventerebbe un nemico anziché un alleato. Tu che ne pensi, Andrew? Mai mi rivolgerei a un uomo del genere di Abby per un aiuto simile. Benissimo. Avvocato, quale atteggiamento suggerisce Andrew davanti al Consiglio? Proprio a questo volevo arrivare. Occorre mostrarsi dignitosamente umili, convinti della necessità del processo disciplinare che potrebbe risolversi con la radiazione dall'albo. Non bisogna dimenticarlo nemmeno per un istante. Inoltre, non discutere, non polemizzare, limitarsi a rispondere alle domande sì, no, o se è impossibile, con la massima brevità. Insomma, io mi dovrei comportare come un imputato che ammette la propria colpevolezza. Andrew... Ma io voglio che sappiano la verità. Io voglio dimostrar loro che guarendo quella ragazza ho fatto la miglior cosa che mi sia riuscito di fare da 3 anni in qua e mi si accusa di un delitto. Se c'è una cosa che devo chiederle, dottor Manson, è la promessa formale che lei non si esprimerà in questi termini davanti al Consiglio. Niente potrebbe esserle più pregiudizievole. Ti prego, Andrew, se bastasse avere ragione. Sì, questo lo dico anch'io e sai che odio i compromessi più di te. Dottor Manson, lei dovrà frenare il suo temperamento troppo impulsivo, altrimenti mi costringerà a pensare... che lei non si rende conto della estrema gravità della situazione. Dovrà in ogni momento nascondere lo sdegno per quella che lei considera una vera e propria ingiustizia e mostrarsi invece convinto in partenza della saggezza e della imparzialità dei suoi giudici. Il sacrificio è duro, certamente, ma se lei non lo farà, perderemo incontestabilmente la causa e il suo nome sarà radiato dall'albo, come è vero che il mio nome è Thomas Hopper. Avvocato. Buongiorno. Signor Presidente, signori, il caso sul quale sarete chiamati ad esprimere il vostro illuminato giudizio non ha, ritengo, alcun rapporto con le circostanze eccezionali contemplate e giustificate dal paragrafo 28 del Medical Act. Al contrario, esso costituisce un esempio cristallino di associazione da parte di un professionista con un individuo non qualificato, fuori albo. Associazione che, ci consente di osservare, il Consiglio ha già avuto modo di deplorare e sanzionare in altri casi consimili. Questo riferimento è un tentativo di influenzare il Consiglio. Il Consiglio non ne terrà conto. Prosegue, avvocato. Lasciamo parlare i fatti. Sì, ma evitando gli apprezzamenti preconcetti. Noi i fatti li conosciamo benissimo. La prego, Gatsby, essi devono essere riesposti in questa sede. Grazie, signore. I fatti in causa sono i seguenti.
prima volta che risento il bisogno di un buon whisky. Quell'avvocato Boone non mi piace per niente. Il classico tipo del mastino col dente avvelenato. Malgrado tutto, io conto su Abbey. Sì, ma la sua influenza è bilanciata da quella di Gatsby. Se Andrew la spuntasse, Gatsby perderebbe la faccia. Ma è lui che ha deferito il caso al consiglio. Hopper è in gamba e si convincerà il presidente. Sto sudando. Se almeno potessimo entrare. Forse il sistema ci sarebbe. Senta. In seguito a che il dottor Manson praticò l'anestesia locale ed assisté il signor Stillman per l'intera durata dell'intervento. Ora, signori, con il permesso del consiglio vorrei produrre le testimonianze. Dottor Forsgood, per favore. Un testimone di cui non ho bisogno di lumeggiare le prerogative e le benemerenze professionali. Prego, dottore. Dottor Forsgood, io non desidero imbarazzarla. Non dubito che lei possa essere animato da un senso di indulgenza nei riguardi del suo più giovane collega, già alle sue dipendenze. Ma non è un fatto che il dottor Manson sollecitò un consulto relativo alla malata Mary Boland? Sì. E non è un fatto che nel corso di tale consulto il dottor Manson fece pressioni su di lei perché adottasse una terapia che lei riteneva perlomeno imprudente? Lei è troppo blando, avvocato Boone. Sostengo anch'io che il neomotorace... Esatto. E se ho il diritto di esprimere il mio parere... E io non sarei così intransigente. Ah, signori, signori. Se entriamo in merito al fatto scientifico, io tengo a dichiarare che sono d'accordo col collega McDonald. Signori, sono mortificato, ma devo richiamarvi all'ordine. Non dobbiamo esulare dai nostri compiti. Prosegua, avvocato Boone. Insomma, il dottor Manson le propose di effettuare il pneumotorace. Esattamente, e io rifiutai. Perché? Perché convinto di agire in tal modo nell'interesse della mia cliente. Solo sua, dottor Thorogood? Non fu il dottor Manson a farla ricoverare al Victoria? Nel reparto che io dirigo, come lei non ignora, professor Abbey. E quale fu il contegno del dottor Manson in seguito al suo rifiuto? Ma... No, non esiti, la prego. Sì, rispettiamo la sua naturale reticenza, ma qui occorre sormontarla. Non sembrava interamente in sé quel giorno. Dissentiva formalmente dalla mia decisione. Cioè, da quella del suo primario. Grazie, dottor Forger. Ah, ancora una domanda, scusi. Lei non ha alcun motivo di supporre che la malata fosse malcontenta delle cure che riceveva al Victoria, vero? Al contrario, ho visto sempre la malata compiaciuta, soddisfatta e contenta. Come può esserlo una malata che non riesce a guarire? Abbey, la prego. Grazie, dottor Forbes. Sister Myers, per favore. Sister Myers, lei ricorda quando avvenne il consulto fra il professor Forsgood e il dottor Manson? Sì, lunedì 12 settembre. E dopo il consulto, il dottor Manson tornò a visitare la malata? Non a visitarla, a parlare con lei. E lei era presente? No, ero andata a prenderle una tazza di tè. E dopo, quando il dottor Manson andò via, che accadde? Mary Boland mi ha chiamata. Sister mi ha detto, siete stati tutti molto gentili con me, ma ho deciso di andar via. Voglio essere dimessa mercoledì. Mercoledì. Grazie, Sister Myers, può bastare per il momento. Nurse Sharp, per favore. Prego.
Messer Sharp, lei è in grado di confermare le sue dichiarazioni scritte su quanto avvenne mercoledì 14 settembre? Certo, ero presente. Deduco dal tono che la testa era presente contro la sua volontà. Questo non è possibile. Io prego. Sì, ma la risposta della testa mi interessa molto. Beh, ripeterò la domanda. L'ho sentita benissimo. No, non mi ha proprio costretta. Ma quando capì dove andavamo e chi era quello Stillman, provai un vero... disgusto? Ecco sì, disgusto. Ho sempre avuto a che fare con dei veri dottori, io. E con degli specialisti. Tutto questo ci interessa poco. Il dottor Manson ha effettivamente cooperato con Stillman, sì o no? Sì. Non si dà il caso che la teste avesse quel giorno già ricevuto dal dottor Manson la notifica del suo licenziamento? E questo che c'entra? Risponda. Credo di sì, ma io dichiaro che... Grazie, Nurse Sharp, basta così. Signori, io potrei produrre altre testimonianze, ma ho troppa considerazione del loro tempo che so prezioso. Presumo d'altronde di avere fornito prove esaurienti della colpevolezza del dottor Manson. Rimuovere una paziente dalle cure di un eminente specialista di uno dei migliori ospedali di Londra per trasferirla fraudolentemente in un discutibile istituto, associandosi a un individuo non qualificato in una scabrosa operazione, è comportamento che si condanna da sé. Propongo pertanto che il dottor Manson venga radiato dall'albo. Ma questo non è un tribunale, avvocato. Non saltiamo troppo presto alle conclusioni. Dottor Hopper. E dunque, avvocato? Ma ha paura. È un furbacchione, Danny. Ecco, io non contesto le prove addotte. Non intendo andare oltre i fatti. Ma è il modo come sono stati esposti che dà torto al dottor Manson. Esistono altri punti che gettano su di lui una luce più favorevole. Quali, avvocato? Non è stato detto, ad esempio, che Miss Bolan, oltre ad essere prima una cliente del dottor Manson, è anche la figlia di un suo carissimo amico. Oh, e come? E io dichiaro che il dottor Manson... Silenzio! Ecco, io volevo dire che il dottor Manson si sentiva il vero responsabile delle cure e che quindi le sue azioni possono considerarsi male ispirate, ma non disonoranti né malevoli. Abbiamo udito accennare a una lieve divergenza tra il dottor Forfug e il mio cliente. Lieve divergenza? Ma se l'ha portata via dal Vittoria con un sotterfugio. Data la sua grande preoccupazione per l'inferma, pur volendo riassumere la direzione delle cure, ha cercato di evitare un dispiacere al suo primario, ecco tutto. Venendo ora al punto dell'associazione col signor Stillman, io presumo che i membri del Consiglio non ignorino del tutto la rinomanza di detto signor Stillman, almeno nel suo paese. Benché non laureato, gode effettivamente di vasti riconoscimenti, anche ufficiali. E si dice per di più che abbia condotto a buon fine terapie mai tentate finora. Avvocato,
Come può lei, profano, parlare di questi problemi? Ah, d'accordo, d'accordo, d'accordo. Forse ho esorbitato. Ma il mio illustre collega ha alluso alla clinica Bellevue come a un discutibile istituto. Penso che il Consiglio possa interessarsi al riguardo al parere di una teste. Miss Bolan, favorisca. Miss Bolan, risponda con assoluta franchezza. Ha mai avuto da lamentarsi durante la sua permanenza alla clinica Bellevue? No, mai. Al contrario. Non ha sofferto alcuna conseguenza perniciosa in seguito alle cure ricevute? Ma io sono guarita. Beh, questo non può dirlo lei. Forse Miss Boland intendeva dire che si sente molto meglio, vero? Certo, è così. L'operazione a cui fu sottoposta era effettivamente quella già suggerita dal dottor Manson? Sì. Grazie, Miss Boland. Cosa ha voluto dimostrare, avvocato? Che la terapia attuata nella clinica Bellevue era proprio quella consigliata dal dottor Menzo, sebbene applicata da persone estranee alla facoltà. Desidero interrogare il dottor Menzo. Adesso sì che cura. Hopper lo terrà a freno. Dottor Manson, non ha ricavato alcun profitto dalla sua pretesa collaborazione col signor Stillman? Nemmeno un penny? Non era spinto da alcun movente, diciamo così, inconfessabile? Nessuno. Non era mosso da malanimo contro il suo primario, dottor Forfogut? No, andavamo d'accordo. In questo caso, dissentivamo, tengo anzi a dichiarare che la mia stima e la mia ammirazione per il dottor Forfgood sono profonde e inalterate. E noi tutti ci associamo. Dunque lei può assicurare il Consiglio che non aveva alcuna intenzione di offendere il codice medico, nella più remota idea che la sua condotta fosse disonorante. È l'assoluta verità. Bene, dottor Manson, grazie. Non intendo trattenere più a lungo il consiglio. Ho cercato di dimostrare che il dottor Manson ha unicamente commesso un disgraziato errore e faccio appello non solo alla giustizia, ma all'indulgenza del consiglio. E vorrei infine attirare la vostra attenzione, signori, sui titoli del mio cliente. Benché giovane, il suo passato è tale che chiunque ne sarebbe fiero. Sebbene meno luminoso del vostro, il nome del dottor Manson onora l'albo professionale. Ci sono stati altri casi in cui uomini di valore, rei di un solo errore e incapaci di ottenere indulgenza, hanno veduta distrutta la propria carriera. Io mi auguro che il nostro caso non sia uno di quelli. Ho finito. Dottor Manson... No, stia. Vorrei chiarire un punto. Se lei si sente così compreso delle sue prerogative di medico, ma come mai un individuo come quello Stillman? Stillman non è un individuo. Ah no?
E che cos'è secondo lei? Sono stufo di sentirlo definire così. E noi che pensavamo che... Che cosa? Dottor Manson. No, non mi lasci dire. Avvocato Boone, io ho risposto pazientemente alle sue domande prima. Ora ne rivolgo una a lei. Ha mai sentito parlare di Louis Pasteur? Oh, chi non ha sentito parlare di Pasteur? Sì, ma forse lei ignora che Louis Pasteur, una delle figure più luminose del mondo scientifico della medicina, non era un dottore. Né lo era Ehrlich, né Afkin, che combatté la peste in India meglio di qualunque medico qualificato. Né Mechnikov, secondo solo a Pasteur. Voglio dire che chi sa combattere le malattie, anche se non ha il proprio nome sull'albo, non è necessariamente un furfante o un idiota. Signori, sono io ora che reclamo il vostro intervento. Mi pare che questa procedura non sia... Lei metterebbe Stillman sullo stesso piano di Mechnikov e di Pasteur? Inaudito. Questo non lo possiamo tollerare. Vorrei sentire la risposta del dottor Manson. Anche io. Risponda, dottor Manson. E perché no? Stillman è sullo stesso piano. Quei nomi sono illustri perché le persone sono morte. Virchow rideva di Koch vivo, lo denigrava. Oggi noi non ridiamo di Koch. E dovremmo ammirare Stillman. Sicuro. Quell'uomo ha dedicato la sua intera vita al bene dell'umanità. Ha dovuto combattere i pregiudizi, l'invidia e anche la calunnia. Nel suo paese ha vinto. Per ora non qui. Ma sono certo che contro la tubercolosi ha fatto anche qui più di tutti noi. Si rende conto di quello che dice? Sì, Sir Jenner. E senza alcuna intenzione offensiva. Finora non ho fatto che domandarmi quale male ho fatto. Non ho mai pensato di associarmi con dei ciarlatani. Non credo nella medicina empirica. Ecco perché trascuro e disprezzo la metà della pubblicità cosiddetta scientifica che piove di continuo nella mia cassetta postale. So che sto parlando con maggior calore di quanto sia lecito qui, ma non posso tacere. Siamo lontani nella professione da essere liberali come dovremmo, continuando a sostenere che tutto il male è fuori della professione e tutto il bene dentro. Causeremo la morte del progresso scientifico e l'avvento del più riprovevole commercialismo. Già, il commercialismo. La caccia quotidiana alle parcelle, le operazioni non necessarie, le miriadi di preparati pseudoscientifici inutili e perfino nocivi. Non è tempo che parte almeno di tutto questo venga eliminato. E l'istruzione, la preparazione professionale dei medici giovani. Quando mi sono laureato io ero più che altro una minaccia per la società. Tutto quello che sapevo era il nome di alcuni malanni e delle droghe con cui si pretendeva che li risanassi. Tutto quello che so l'ho imparato dopo. Ma quanti sono i medici che imparano dopo? E quanti quelli che vorrebbero farlo, ma non ne hanno la possibilità? E invece tutti dovrebbero poter perfezionarsi, collaborare alle ricerche, combattere in un esercito non mercenario per la vittoria del progresso scientifico. No, combattiamo i pionieri invece, gli uomini d'avanguardia. E magari, come abbiamo fatto con Exman, lo radiamo dall'albo. Già, Exman. Anche lui aveva assistito Jarvis, un individuo non qualificato. Ma dopo Jarvis lo abbiamo proclamato un genio della chirurgia e laureato ad honorem e perfino elevato alla nobiltà. Peccato che intanto Exman fosse morto di crepacuore. Sentite, io so di aver fatto una quantità di errori nella pratica.
Ma non è stato così con Stillman. E non rimpiango quello che ho fatto insieme a lui. Vi chiedo soltanto di guardare Mary Boland. Era ammalata di tisi apicale quando l'affidai a Stillman. È guarita. Se avete bisogno di una giustificazione della mia infamante condotta, eccola qui, davanti ai vostri occhi. Prego di sgombrare la sala. Comunque, senza rancore. Se potevo immaginare che aveva intenzione di suicidarsi. Beh, lei non può nemmeno immaginare che se uno deve crepare, voglia crepare in bellezza. E soprattutto con la coscienza pulita. Sì, se hanno il coraggio di fare questo, io... Se sapessi dirle quanto l'ammiro. Non avrei dovuto fare il medico, ma l'oratore in Hyde Park. Signori, prego. Dottor Manson, venga avanti. Andrew Manson, devo informarla che, nonostante le circostanze peculiari al caso e la presentazione eccessivamente colorita che lei ne ha fatto, il Consiglio riconosce la sua buona fede e il suo sincero desiderio di conformarsi alla legge morale che esige un alto livello di condotta professionale. Pertanto il Consiglio non accede alla richiesta di radiare dall'albo il suo nome. Tiri avanti, ragazzo mio. Vorrei che ce ne fossero molti dei giovani come lei. Ma quando io ho visto Andrew che ha ingranato la quarta, ho capito subito che l'avrebbe bruciati tutti. Partiamo stasera, Andrew. Le camere sono già prenotate in quell'alberghetto di Stenbrook. Io per scaramanzia avevo già preparato i bagagli. Un momento, ma un bocconcino insieme non lo mangeremo prima di partire. Sì, perché anche noi partiamo stasera. Ma certo, perché no? Sarà l'emozione, ma... Ci troviamo dopo alla stazione. Io devo andare da lei a salutarla. Andrew, vuoi che veniamo con te? No. Perché? Andrew deve essere solo. Thank you.
non andavo a dirle addio. Persone come Cristina non muoiono mai dentro di noi. Era una giornata limpida e fresca, con quel leggero brivido di freddo nell'aria che lei amava. Non riuscivo a convincermi che lei fosse lì, nascosta da quella pietra. Forse voltandomi me la sarei trovata accanto, con quel suo sorriso. Gli altri li ha portati una signorina, dottor Manson. Una signorina piccola, molto giovane. Penserò io all'acqua. Grazie. Mary mi amava, lo sapevo. Ma non fu Cristina a chiedermi di restare solo, di appartenerle per sempre. Nessuna, nemmeno Mary, avrebbe potuto prendere il suo posto. Ma venne l'ora di andarmene. I miei amici, il mio lavoro mi aspettavano. Quando alzai gli occhi, un gran bastione di nuvole si ergeva luminoso e aveva la forma di una cittadella. Perbacco, che ora abbiamo fatto? A Stenborough, lei ha creato qualche cosa di meraviglioso, dottor Manson. Io, Danny e Hope. A proposito, Hope mi farà una ramanzina quando mi vedrà tornare a casa all'alba come un giovane scapestrato. Il dottor Danny è morto, è vero? Testa matta. Nel 40 avrebbe potuto essere esentato, ma volle partire ugualmente. E così capitò a Dunkerque. Dottor Manson, mi prenderebbe con lei a Stenborough. Hai riflettuto bene, ragazzo mio? Rinuncia molto. Forse anche alla tua felicità personale. Può darsi, ma non me ne importa. Allora? Era proprio quello che volevo sentirti dire.